Raffaella Carrà è morta a meno di un mese dal suo 78esimo compleanno. L'amata conduttrice, attrice, ballerina e cantante si è spenta dopo una malattia che si era preoccupata di tenere nascosta al suo pubblico. Pubblico che la sta ricordando e celebrando in ogni modo dalle 16:30 del 5 luglio 2021. Gente comune, ma anche da Pippo Baudo a Lorella Cuccarini, da Barbara D'Urso a Maria De Filippi, insomma, tutti stanno avendo per lei un pensiero sincero e un ricordo affettuoso sui vari mezzi di comunicazione. Tra questi desta scalpore la dedica di Maurizio Casagrande sui social, che porta in auge un vecchio ricordo che molti fan hanno considerato fuori luogo. Il padre di Maurizio, Antonio Casagrande, secondo un articolo di Novella 2000 di qualche decennio fa, avrebbe avuto un flirt clandestino proprio con la Raffa Nazionale. Uno scoop che è stato subito smentito come montatura giornalistica, ma che oggi Maurizio ha dichiarato essere sempre stata una sua speranza di verità nascosta per sola quiete familiare. A ben pensare, però, Casagrande non ha fatto altro che celebrare la Raffa nel modo in cui è sempre stata abituata, facendo discutere. A partire dall'ombelico scoperto del 1970, seguito dal ballo del Tuga Tuga del 1971 e così via via per mezzo secolo di ininterrotta carriera. Persino per la sua dipartita, Raffaella Carrà ci ha lasciati tutti sgomenti e impreparati alla sua assenza sulle scene.